Osserva bene, Parker. Bene e a lungo. Questo è l'ultimo volto che vedrai. È il vero volto di Goblin. Il volto di Norman Osborn! Sigla. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati. Sì, lo so cosa avevo detto, un video a settimana. Il fatto è che sabato sera parto per un'altra settimana al mare. Sì, siete liberi di invidiarmi. E ho quindi deciso di portarmi avanti con il lavoro. Prima di cominciare, però, la prima rubrica fissa del canale. L'angolo del marchettone! L'angolo del marchettone! Il primo canale che intendo pubblicizzare è quello di Paki Gleaming Photos. È una ragazza di 19 anni, Francesca, che se la cava molto bene con la fotografia. Andate a trovarla. Il secondo marchettone è per un canale veramente romanticoso. Ah, questi giovani. Che è il canale di Qui Qua Vu Coco. L'ho detto bene. Alias Valentina, che è una ragazza che ho conosciuto nella chat di Clio. Sì, va bene, sono andato in una chat di Clio, e allora? Che racconta in questo videoblog la sua esperienza nel Regno Unito, nel quale si è trasferita per amore. Quindi andate a trovarla e in bocca al lupo Valentina. E ora cominciamo con il focus on. Con questo video prendo due piccioni con una fava. È infatti da parecchio che devo fare il video per il vincitore del concorso dei 250 iscritti, Movie Comics 96. Come infatti avevo promesso, al primo classificato sarebbe andato un mio disegno a colori con soggetto a richiesta. La particolarità però stava nel fatto che appunto avrei dovuto filmarlo. Movie Comics pensava di mettermi in difficoltà chiedendomi di disegnare due personaggi, nello specifico l'Uomo Ragno e Goblin. Ma io ho accettato la sfida e visto che dell'Uomo Ragno abbiamo già parlato, questo focus on sarà sul temibile Green Goblin. Ed eccoci a parlare di Goblin. Innanzitutto cominciamo con una curiosità. Sapete perché tra tutti i colori Stan Lee scelse proprio il verde per il suo folletto, influenzando non poco tutte le future rappresentazioni di Goblin? Semplicemente perché adora l'allitterazione. Se notate, infatti, parecchi personaggi degli esordi della Marvel hanno identità segrete con nomi e cognomi con la stessa iniziale. Peter Parker, Matt Murdock, Reed Richards, Sue Storm, Bruce Banner, Scott Summers e via discorrendo. Per Goblin decise di fare lo stesso, e visto che in inglese, come ben saprete, il verde è green, ecco a voi il Green Goblin. È un personaggio creato nel 64, e sin da subito è stato motivo di discordia tra Stan Lee e Steve Ditko, che oltre a disegnatore era anche coautore delle trame. Nella mente di Lee, il Goblin doveva essere uno spirito evocato per sbaglio da un'antica tomba egizia, mentre per il disegnatore era molto più intrigante che l'aspetto e l'armamentario demoniaco fossero in realtà frutto della tecnologia. Abbiamo così questo personaggio la cui identità segreta è inizialmente segreta anche per il lettore. Le prime apparizioni sono di poco conto, ma a poco il criminale diventa una delle principali spine nel fianco del ragno. Fu ulteriormente causa di lite tra Lee e Ditko, che ormai stava lasciando la serie, proprio a causa della sua identità segreta. Per Ditko era assurdo che dietro la maschera si celasse un personaggio già noto a Peter, mentre per Lee ciò era fondamentale per aumentare il senso di drammaticità. Nello specifico, Lee pensava a Ned Leeds, giovane giornalista all'epoca rivale in amore di Peter. L'avvento alle matite di John Romita Sr. però fece in modo che si preferisse optare per un personaggio che già aveva mostrato in precedenza alcuni aspetti negativi, il padre del migliore amico di Peter, l'industriale Norman Osborn. Nella storia di esordio di Romita Senior, oltre a scoprire il vero volto di Goblin, è lo stesso folletto a scoprire, grazie ad un gas che inibisce il senso di ragno, l'identità segreta del giovane. Lo scontro finisce con l'amnesia del malvagio, ma di lì in poi Goblin sarebbe tornato periodicamente a tormentare il ragno, fino al culmine del quale abbiamo già parlato, la morte di Gwen Stacy. In quella storia, epocale per la storia del fumetto americano, oltre a perdere la vita la bella fidanzata del ragno, è anche lo stesso Goblin, trafitto dal suo stesso aliante di fronte ad un immobile Spidey. Molto toccante la didascalia della scena. Così muoiono gli uomini orgogliosi, crocefissi e non su una croce d'oro, ma su un paletto di lamiera. Si chiude così temporaneamente il sipario su Norman Osborn. Dopo di lui altri folletti hanno perseguitato l'Uomo Ragno,
il figlio Harry, l'analista di Harry, due hobgoblin, un demo goblin e addirittura un goblin buono. Ma l'originale era morto e sepolto, o almeno così si credeva. Nel 96, infatti, gli scrittori del ragno, non sapendo come uscire fuori dall'intricatissima saga del clone, decisero di far spuntare il goblin originale come deus ex machina di quell'ingarbugliata vicenda. Osborn, infatti, aveva guadagnato dal siero che gli dava la superforza anche un potente fattore di guarigione e, fingendosi morto, aveva per tutti quegli anni tirato le fila dall'Europa della vita del ragno. Da lì in poi, Goblin sposta sempre di più la battaglia dal campo fisico a quello psicologico, apparendo sempre più spesso nelle vesti civili e tormentando ogni aspetto della vita di Peter. Diventa una sorta di Lex Luthor e nel corso degli anni ogni sventura capitata al ragno è riconducibile a lui. Per darvi più o meno un'idea, ha ucciso il primo amore dell'uomo ragno, Gwen Stacy. Lo ha clonato facendogli credere di essere il clone, ha ucciso il clone ormai diventato come un fratello, ha provocato l'aborto della moglie, ha fatto credere ben due volte di aver ucciso la zia May sostituendola la prima volta con un'attrice geneticamente modificata e si è scoperto dopo anni che prima di uccidere Gwen Stacy era riuscito addirittura a sedurla, a ingravidarla e a istruire i figli, cresciuti a età adulta rapidamente grazie al DNA mutato, nell'odio verso l'uomo ragno. E nonostante questo, Peter non ha mai infranto il suo voto di non uccidere. Ci è andato spesso vicino, ma si è sempre fermato all'ultimo. D'altro canto, Osborn, nella sua visione distorta, ha sempre provato una sorta di amore e odio verso il ragno, tentando molte volte di farne il suo erede e di spingerlo verso il lato oscuro. Di recente, la sua identità segreta è stata svelata ed è stato incriminato e incarcerato. Anche in quell'occasione, non perde occasione di dimostrare la sua malvagità. Un secondino particolarmente gentile con lui chiede il suo aiuto per aiutare la moglie, malata di una malattia rara. Osborn, che ricordiamolo è uno scienziato, gli consiglia una specifica dieta che dapprima attenua i sintomi della malattia, per poi aumentarli drasticamente e portarla a rapida morte, gratuitamente, senza particolari motivi. Dopo aver ricattato il ragno ed essersi fatto liberare da lui, riesce a farsi prima scagionare da ogni accusa, poi ad ottenere l'incarico governativo come direttore dei Thunderbolts, una squadra di malvagi più o meno riformati, fino a farsi incaricare dal presidente Bush, ormai uscente, dell'intera sicurezza nazionale, in seguito ad un'azione eroica svolta di fronte alle telecamere durante l'invasione degli alieni Skrull. Con la scusa della sicurezza nazionale, Norman chiude lo SHIELD trasformandolo in Hammer, ottiene l'identità di Iron Patriot, una sorta di Iron Man mischiato a Capitan America, e crea un gruppo di vendicatori malvagi per continuare indisturbato le sue oscure trame, ormai non più rivolte esclusivamente all'uomo ragno. Allora, eccoci qua, visto che ho fatto male i calcoli e ho finito di raccontare la storia di Goblin circa 2 minuti prima che finisse il filmato sul disegno, utilizzo questo buco che ho lasciato per parlarvi un pochettino del disegno. Tenete conto che io non sto guardando il filmato in questo momento mentre registro, sto facendo le due cose separate, quindi non so a che punto il filmato sia col disegno. Comunque posso dirvi in generale che inizialmente avevo pensato di disegnare, di rifare la copertina classica della storia dell'uomo ragno in cui Goblin viene scoperto, quella in cui c'è Goblin che tiene con una corda a penzoloni dall'aliante Peter con i vestiti stracciati che sotto si intravede il costume. Mi sarebbe piaciuto rifarla, però l'idea è che io non mi piace molto copiare nei disegni che faccio nei work in progress e mettermi lì a studiarmi la posa, probabilmente il video sarebbe venuto ancora più lungo di quello che è, già così è a velocità triplicata. Avessi fatto pure quella posa, per quanto accattivante, ci avrei messo veramente tanto tempo. Quindi diciamo che me la sono voluta cavare con una cosa di impatto, però non particolarmente costruita. Infatti, se avete visto, mi sono soltanto tirato i due assi per mantenere le figure più o meno sullo stesso asse, e poi per il resto è abbastanza semplice. Ho dato uno schizzo come al solito con la matita blu, anzi la matita ciano, che è un colore che in fotocopia non viene, molto comodo per fare gli sketch iniziali, per poi dare la matita definitiva in HB
inchiostrare tutto con dei brush pen, oltretutto ne stavo usando uno nuovo in quel video lì. Ne ho comprato anche un altro ultimamente, che l'ho preso da Muji, il negozio di arte orientale, insomma, comunque molto bello, lo proverò, e poi ho colorato tutto a Pantone. Il risultato direi che non è male. Per adesso è tutto, credo di aver coperto abbastanza bene i 2 minuti che avanzavano. Ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!